Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Link, 91 su Inazuma Eleven Go, Chronostones Tuono. Iniziamo oggi il terzo capitolo. Vediamo un po' come si comporteranno questi del protocollo Omega. Speriamo che siano più bravi rispetto a quelli che c'erano prima, anche se abbiamo visto che in realtà Beta è una tsundere che fa paura. Ad ogni modo, vediamo un po' da farsi. Grazie per essere venuti con così poco preavviso. Il nostro comandante è e sarà sempre Alpha. D'ora in poi porteremo avanti la missione al posto suo. Dunque loro sono 5 più 4, 9, quindi 5 e 4, 10, no, manca qualcuno comunque sia. Gli altri sono devoti a Beta a quanto pare, hanno già dimenticato il loro capo. E non è molto carina sta cosa. Capitolo 3. La squadra invincibile. Vuol dire che la protocollo Omega è la squadra invincibile? Vediamo un po' qua, aggiustiamo un attimino. L'entrata del centro sportivo è bloccata. È colpa della legge che vieta il calcio. Tutto perché non siamo riusciti a mettere a posto la storia. Il microfono probabilmente dovrei cambiargli posto. Posso attaccarlo qua. Siamo rimasti in pochi in squadra da quando Sam e gli altri se ne sono andati. Sarà difficile così. Beh, che possiamo farci? È terribile. Non voglio nemmeno pensare a come si sentirebbe Mark se fosse ancora con noi. È un insulto alla sua memoria. In effetti è stato lui che ha riportato in auge il club di calcio e ha fatto, insomma, esplodere la passione per tutte le scuole riguardo il calcio. Alla sua memoria? Di che cosa sta parlando, signorina Hills? Sì, che cosa intende esattamente? Come che cosa intendo? Eravate tutti al suo funerale! Che bello. Non dirà sul serio, vero? Com'è morto l'allenatore Evans? Non potete aver dimenticato. È successo il mese scorso in un incidente d'auto. Il giorno dell'amichevole tra Giappone e Stati Uniti. E prima lo risucchiano e poi lo investono. Oh! Deve essere uno scherzo, l'allenatore Evans è vivo! Mark è... vivo? Sì che lo è! Qualcuno di nuovo ha modificato la storia? No, sembra trattarsi di qualcosa di diverso. E no, invece hanno modificato la storia, Mark in realtà è ancora vivo nel nostro presente. Allora, o questo non è il presente nostro, o Mark è morto, hanno modificato la storia. Non siamo ancora rientrati nella linea temporale autentica? Ecco, allora no. Signorina Hills, lei sa chi siamo noi, giusto? Sì, tu sei Feo e lui è Wonderbot, entrambi venite dal futuro. Si ricorda di voi? Ciò significa che solo la storia dell'allenatore Evans è cambiata. Affascinante. La linea temporale conserva la sua coerenza storica facendo sì che l'allenatore Evans sia morto. Coerenza, insomma. Non tanta. Coerenza storica? Niente, mi sono di nuovo perso. Ma Mark è vivo, giusto? Mi fa piacere saperlo. Non possiamo esserne certi. Se lasciamo le cose come stanno, la nuova storia sostituirà la vecchia e diventerà l'unica esistente. E l'allenatore Evans sarà morto per davvero? A quanto pare. Sì, una volta che la storia è stata modificata è molto difficile cambiarla nuovamente. Oh no. Quindi c'è solo un modo per ristabilire l'ordine. Dobbiamo sconfiggere la protocollo Omega e in fretta. Mi chiedo come sta Nelly, senza marito. Per farlo dobbiamo poter indossare le armature, contando sulle nostre forze e non sperando nel fenomeno di risonanza. Ma compare Nelly in questo gioco? Cioè, voglio dire, non Nelly, compare la moglie di Mark? Perché se noi ci pensiamo, la moglie di Mark è sia Nelly sia Cammy. Quindi, in base alla versione del gioco, dovrebbe comparire una delle due. Ma... se compare qui, chi compare? È un po' strano. Dunque, l'unico modo per indossare le armature dei nostri spiriti guerrieri è aumentare la nostra potenza. E Victor ci riesce subito, perché Victor è Victor. Va bene, mi allenerò e imparerò a indossare l'armatura del mio spirito. Così batteremo la protocollo Omega 2.0. E io farò lo stesso, salveremo l'allenatore Evans e i nostri compagni torneranno come prima. Non so se ho capito bene, ma insomma, dobbiamo solo avere abbastanza energia per indossare le armature. Yatta! Sì, ma prima dobbiamo trovare un posto dove allenarci. Con la legge che vede il calcio non possiamo andare a fiume o al parco. Davvero molto frustrante. Ehi, ma cos'è questo?
È un messaggio di Axel Blades, addirittura. Il signor Blades, dici davvero? Potreste venire tutti alla torre, per favore? Stai parlando di quell'Axel Blades? Il leggendario attaccante che aiutò Mark Evans a portare la Raimon alla vittoria? Sì, proprio lui. Mi chiedo se vorrà aiutarci. Chissà, non credo che sia al corrente della situazione. Per quanto ne sappiamo, potrebbe addirittura odiare il calcio. Come fa ad avere il numero di Sky, allora? Cioè, perché ha il numero di Sky prima cosa? A meno che quel blog... Non ha senso, però il blog verrebbe chiuso nello stesso istante in cui il calcio verrebbe vietato, perché quello o è il blog della Raimon in generale, o è il blog di calcio. Se è il blog della squadra di calcio, cosa più plausibile, visto che sennò tutti quanti riceverebbero l'invito, allora non dovrebbe esistere neanche. Bah, incoerenze. E fortuna che doveva essere coerente, però lasciamo stare, si può passare sopra queste cose. Axel Blades non lo direbbe mai il calcio. Eh no, infatti, eh. Glielo chiederemo di persona. Non ero con voi nell'altra linea temporale e riesco a capire la situazione. Lo stesso potrebbe valere per Axel. Sì, signorina Hills. Sono piuttosto convinto che, dopo averci contattati, anche lei sia stata influenzata dal cambiamento della storia. Dato che il signor Blades ha vissuto in una sfera diversa dalla nostra, potrebbe non essere altrettanto semplice per lui comprendere. Ad ogni modo, rimanere qui a preoccuparci non ci aiuterà a risolvere le cose. Andiamo dal signor Blaze alla torre di Inazuma. E andiamo allora, evitiamo di perdere altro tempo. Dunque, tutti quanti odiano il calcio e tutti quanti vogliono farcela pagare per aver dato una speranza alla Raimon per il club di calcio. Ah, devo andare... Ah, sì, perché se vado di là vado agli appartamenti, quindi... Mi giostro un attimo tra i due schermi, vediamo un po'. Di cavarcela. Ok, quindi se andiamo di là andiamo agli appartamenti Windsor, invece se scendiamo qui andiamo appunto al Torre Inazuma. Vediamo un po'. E là! Attenzione! Il calcio è contrario alle leggi della fisica! La tua testa è contraria alle leggi dell'umanità. Io vorrei capire una cosa. Mi sta bene che ogni tanto l'avversario abbia la palla. Ma se tu mi fai segno un gol e poi l'avversario ha la palla, sempre, mi dà un po' fastidio. E vi dirò una cosa. Mi allenerò per le prossime partite. Mi allenerò dopo questa che ci sarà. Dovrebbe esserci una partita, ma non... In ogni capitolo c'è una partita. Però dico, se c'è una partita in questo capitolo, mi allenerò dopo di questa. Perché ho visto, se la protocollo Omega 2.0, chiamatela come è, se davvero è a livello 8, io allora sono nella cacca. E fine, bene. Andiamo avanti allora. Ah, quello non ci sfida, quello lì è bravo. Quello sì che è bravo, un bravissimo ragazzo. Oh, come ho detto appunto nello scorso Inazuma Go, mi piace un sacco fare la strada per venire fin qui, perché è più ampia, è una mappa più ampia, come ci si aspetterebbe da ogni gioco nuovo, no? E è carino, invece, nei vecchi giochi premevi là e andavi dritto subito sparato. Ok, dov'è il signor Blaze? Ti lancia una pallonata in faccia. No, non te la lancio. Beh, peccato. Ti serviva, Arion, una bella pallonata sui denti, sulle gengive. Ma è uno scrigno o è l'albero? Ah no, la ruota! La famosissima ruota! Però no, qui non c'è niente, nessuno strumento, peccato. Questo? Qualcuno finalmente catturato la leggendaria trota della torre che vive là nello stagno. Ma non l'hanno già catturata negli scorsi Inazuma? Ma quante volte la catturano? Ok. Ok, ma questo mi sembrava... Niente, no, non è lui. Questa porta è chiusa. Ok, questa porta è chiusa, bisognerebbe venirci in un altro momento. Quindi nella Raimon del passato veniamo qui e poi prendiamo tutte quante le cose che sono al suo interno. Anche se dovrebbe veramente essere aperta, dato che Mark Evans e gli altri l'hanno aperta 10.000 volte. Ne è passato di tempo dall'ultima volta che ci siamo visti. Eccola qui. Pensavo sareste stati molti di più. Ci siamo solo noi, purtroppo. D'accordo, ci inventeremo qualcosa. Voglio aiutarvi a salvare Mark. Quindi lei... Già,
Non posso permettere alla El Dorado di continuare a intromettersi nel corso degli eventi. E che è? Come fa a sapere tutto? Lei sa della El Dorado? Sì, come so di te, Fei, e della macchina del tempo in Azuma. Perbacco. Come mai non è stato influenzato dai cambiamenti intervenuti nella storia? Forse è per via di questo braccialetto. Quello è un braccialetto temporale! Un braccialetto temporale protegge chi lo indossa dagli effetti delle interruzioni e degli eventuali paradossi. Ah, è riapparso improvvisamente. Professor Cryptix, in persona. Se non sono troppo indiscreto, potrebbe dirmi chi le ha dato quel braccialetto? Mi è stato recapitato dal benefattore X, insieme a un messaggio piuttosto strano. Benefattore X? E chi è? Quando era il Gran Imperatore del Quinto Settore, Gian 5D ricevette ampio supporto da un certo benefattore X. Il suo obiettivo è quello di contribuire all'identificazione di ragazzi dotati di poteri straordinari, meglio conosciuti come ultra evoluti. Gli ultra evoluti? Anche Arion era stato considerato come possibile candidato. Ah, io? Eh sì. Purtroppo non posso dirvi chi sia o dove si trovi il benefattore X. Non mi permise mai di incontrarlo di persona. Circa un mese fa, però, mi ha spedito questo braccialetto, accompagnato da un messaggio. Il messaggio diceva di indossarlo sempre, perché mi avrebbe aiutato a salvare il calcio, ma non scendeva nei particolari. Questo braccialetto aiuta a salvare il calcio, mettitelo! Però non ti dico nulla sul fatto di Mark, della protocollo Omega, della Eldorado. Questo è un plot hole che dovremmo risolvere noi. Forse andando avanti con la storia, ma anche non credo verrà colmato, ma sicuramente no, perché Level 5 lascia dei plot hole non indifferenti, ma che non dobbiamo neanche, insomma, scommetterci troppo sopra, ecco, preoccuparci troppo, diciamo, però. Fatemi capire come ha fatto una persona che non c'entra niente a leggere un messaggio indossa questo braccialetto per salvare il calcio e poi nient'altro. Insomma, come fai a sapere tutte quante ste cose? Eri con noi? Di nascosto ti sei intrufolato in qualche modo? Boh. Quindi questo benefattore X la pensa come noi? Non ne sono certo, ma poco dopo è successo tutto quello che sapete. Grazie a questo braccialetto ho potuto vedere una registrazione delle vostre recenti sfide contro la protocollo Omega. Ah, ecco perché sono venuto qui ad aiutarvi. Ora ha senso. Entrare in possesso di un braccialetto temporale nella nostra epoca è semplice come bere un bicchiere d'acqua. Ritengo con tutta probabilità che questo misterioso benefattore X sia qualcuno che, come noi, proviene dal futuro. Ma quale sarebbe il suo scopo? E in che modo il benefattore X sarebbe collegato a questi ultra evoluti? Me lo chiedo anch'io, è indubbiamente sconcertante. Ad ogni modo, per ora dovreste preoccuparvi di sconfiggere la protocollo Omega 2.0 e di salvare Mark. Esiste ancora un posto dove si può giocare a calcio liberamente. Dovreste andare là ad allenarvi. E dove sarebbe? Al Giardino Imperiale. Al Giardino Imperiale? Il centro dove il Quinto Settore portava i ragazzi particolarmente dotati per trasformarli in giocatori di categoria superiore. Dopo la finale del Cammino Imperiale ho chiuso il centro. Laggiù dovreste potervi allenare indisturbati. Che notizia grandiosa! Continuerò a fare del mio meglio per salvare Mark. Se avete bisogno di me, sapete dove trovarmi. Grazie mille, signor Blaze. Sarà meglio metterci subito in cammino. Arrivederci! Beh, se possiamo andare al Giardino Imperiale... Bene, allora, non perdiamo 5 squilie. Si parte per il Giardino Imperiale. Forza, tutti sulla macchina del tempo in Azuma e alla velocità della luce. Da quando in qua ha preso le redini della situazione, professore? Da quando... ho detto di sì. Quindi qui non c'è nient'altro da fare, teletrasportiamoci subito alla macchina e andiamo al Giardino Imperiale. Possiamo usare la modalità teletrasporto della macchina del tempo per raggiungere direttamente il Giardino Imperiale. Wow, quindi questa macchina può viaggiare non solo nel tempo ma anche nello spazio. Non male davvero. Fino ad ora l'abbiamo fatto. Oh. Giardino Imperiale, partenza, via! Già era partita, ma... Oh. Quindi è questa l'isola del Giardino Imperiale.
non è cambiato affatto da quel giorno. Più avanti nel cuore dell'isola c'è uno stadio. Raggiungiamolo e impariamo a indossare le armature. A proposito, professor Cryptix, lei sa come possiamo riuscirci? Indossare le armature, eh? Dunque, vediamo. Avanti, professore, lei lo sa, vero? In effetti, no. Oh. Sono un esperto nel campo della teoria spazio-temporale. Purtroppo ne so molto poco di calcio, così come di armature. Ma sono armature spirituali. Beh, dobbiamo solo metterci cuore e anima, sudore e lacrime e cose del genere. Esatto. Quindi noi andiamo a cercare il giardino imperiale, il campo da calcio, e voi state lì a fare la guardia alla macchina del tempo. Ah? Dov'è il professor Cryptix? Lui scompare sempre. Ha detto che sarebbe andato a compilare la sua ricerca. Nel suo tempo? È un uomo davvero sfuggente. Inizia l'allenamento al giardino imperiale, ma... scusatemi, Prima non è per farmi gli affari degli altri, però... Vuoi fare affari? Affari degli altri, vedi? Bene, direi di poter iniziare allora l'esplorazione di questa isola. Quello fa bau bau, giustamente, è un cane. Oh, vediamo un po' il mazzo qua. Ameliotista, ametista? No, no, non mi interessa. Amelio. Wow. Non mi ricordavo il giardino imperiale fosse così, anche perché su Inazuma Go Luce ancora non l'ho... ancora non ci sono andato, devo ancora iniziare l'allenamento. Cavolo, era così bello, era? No, l'hanno modificato un pochetto, sicuramente. E questo vende la roba. Cioccolata micidiale è l'unica che forse si salva tra tutte quante. Ehi. Che succede? Oh! Ah! Che cosa? La protocollo Omega! Mike! Juliet! Lima! Ah, Golf! E Hotel! Squadra Genio in azione! Erano loro! Noi 5 siamo sotto il comando di Alpha! Siamo la divisione A5! Yatta! La faccia di Freezer, uguale. Divisione A5, Alpha 5. Una squadra di sfidanti di tutto rispetto. Mi pare di capire che vi trovate sull'isola nel tentativo di riuscire a indossare le armature. Siete così patetici che mi fate pe. Ad ogni modo, non possiamo permettervi di ottenere nuovi poteri. Perciò è tempo di un bel bagno di umiltà. Quando avremo finito con voi... starete talmente distrutti da non voler mai più avvicinare a un pallone da calcio. Credo che vogliano sfidarci in una partita 5 contro 5. Beh, siamo pronti ad affrontarli. E dovete prometterci che se vinciamo, riporterete la storia alla normalità. D'accordo. Ma dovete vincere. Dobbiamo. Non mi sembra un po' strano che si siano presentati solo in 5? Forse non sono qui per ordine della Eldorado. Potresti avere ragione. Ma ciò non chiarisce il loro scopo. No, ma credo che questa sia una grande occasione. Non avremo molte possibilità di allenarci per usare le armature in una partita vera. Giusto. Pensate davvero di poter vincere? Siete ridicoli. Questo lo pensi tu. Affronta la divisione A5 e affrontiamola. Pronti ad affrontarci? Ok, si inizia l'operazione. Quindi devo giocare con gli evocatori. Mi sta bene. Segno un gol, facile facile. La linea temporale alterata non influenzerà la sfida, perciò il fenomeno di risonanza non si verificherà. Potete dire addio alle armature, e invece faremo vedere che possiamo indossare le armature usando le nostre sole forze. Certo, ma in che modo esattamente? Ascoltate la voce del vostro spirito guerriero. Concentratevi e aprite il vostro cuore. Riuscirete a sentire la voce dello spirito e potrete sprigionare tutta la vostra energia. Anche se riuscissi a sentirla, penso che mi servirebbe un traduttore. Fate attenzione a quello che sentite. Mettetevi in connessione con lo spirito e ascoltate la sua voce e i suoi pensieri. Non posso dirvi altro.
Non puoi o non vuoi? Insomma, dobbiamo diventare tutt'uno con il nostro spirito guerriero. Sì, ora ricordo. Mi sono sentito così quando ho indossato l'armatura per la prima volta. Uah, Super Pegaso Alato, armatura! E invece no. Pensavi. Oh no, non ci sono riuscito. Oh, maestro spadaccino Lancelot, armatura! Placca finale. No. Grande samurai Musashi, armatura! E lui? Vabbè ragazzi, mancano maestro e JP, forza, avanti. Perché non ha funzionato? Non serve a niente, per quanto ci proviamo non riusciamo a indossare l'armatura. Che cosa possiamo fare? Farvi massacrare di botte. Il nostro capo è stato sollevato dall'incarico per via della sconfitta contro di voi. Ci avete fatto arrabbiare. Siamo qui per vendicarlo. Vendicarlo? Oh, è invincibile. Siete troppo lenti. Ah, questa la conosco. Che tiro potente, non vorrei essere nei panni del portiere. Mi sembra tipo ragno, qualcosa del genere. Oh, oh, oh. Cosa? Ma da dove? Quello è uno spirito guerriero. È Flagello Nero, signore delle tenebre. Wow, wow davvero. Oh, un evento inaspettato. Che è successo alla sfida? Che cos'era quello spirito guerriero? Non capisco. I dati sono insufficienti. Parla Mike. Sembra che tu sia impegnato, ma potresti dedicarmi un minuto? Certo, capitano. Lei sa, perché è una tsundere yandere, quindi sa tutto lei. Ero preoccupata per te, sei scomparso così all'improvviso. Abbiamo preso parte a una sfida contro la Raimon. Senza il permesso del presidente? Sei proprio un discolo, Mike. Mi scuso per aver preso questa decisione di mia iniziativa. Ho creduto fosse meglio liberarci di loro il prima possibile. Più tempo rimangono in circolazione, maggiori sono le probabilità che altri di noi finiscano al centro di detenzione e correzione, tu inclusa. Sei proprio un tesoro, non credevo di starti così tanto a cuore. Allora dimmi com'è finita la sfida. Sfortunatamente non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Vorresti forse dirmi che avete perso? No, siamo stati ostacolati da uno spirito guerriero non identificato e i nostri bersagli sono fuggiti. Ci metteremo sulle loro tracce. Ricevuto. Assicurati di prendere tutte le precauzioni del caso. Affermativo. Sopra l'ingannator cade l'inganno. Ci stava ascoltando, signore? Quei cinque sono i seguaci più fedeli di Alpha. Mi chiedo se stiano pensando di vendicarsi. Ho avuto lo stesso sospetto, signore. Mai che fai compari? Avranno di che preoccuparsi una volta tornati qui. Sarà piuttosto divertente. È matta, è malata. Io non mi fiderei di una così, anche se è il tipo che piace ai giapponesi. Però... lascia fare, lascia fare. Dove siamo? Com'è finita la sfida? Abbiamo vinto! Solo questo gli interessa, Arion. Abbiamo vinto! Arion, guarda qua! Ah, è lo spirito guardiano del calcio! Questo lo dici tu. Questa vecchia statua, uno spirito guardiano? Vedi, anche Jade dice, ma che sta a dire? Sì, l'ho vista l'ultima volta che sono stato qui. In teoria, se tu non ci sei stato come persona, come giocatore, dici ok, ho finito Inazuma Eleven Go Luce, la storia principale, vado subito su Inazuma Eleven Go Tuono, Fiamma, quello che è. E io non ci sono stato lì. In teoria, nella run che ho fatto poco fa sul canale. Però...
La prima volta che ci ho giocato ci sono stato. Però... un guardiano del calcio. Suona bene. In teoria, se uno segue tutta quanta la linea temporale di Nazum Eleven, è fatta male. Per tanti motivi. Specialmente l'anime. Nell'anime non c'è cosa più sbagliata. Perché hanno voluto fare l'anime e i film canonici, però alla fine è risultato una cagata perché lo spirito grifone viene evocato sia nell'anime sia nel film. Dove viene evocato prima allora lo spirito grifone? Chi ha parlato? Non si sa. Incoerenza proprio. Ehi là! Che scat! Anche se poi, appuntiamolo, hanno ritrattato e hanno detto ma i film non sono canonici. Ah, dopo ritrattate! Quindi sei stato tu ad aiutarci durante la sfida. Beh, se lo spirito guerriero è legato alla persona, ogni persona ce n'ha uno particolare, quindi quello lì, il cavaliere delle tenebre come si chiama, può essere solo lui, solo suo. Sono contento di essere arrivato in tempo. Sembra che il calcio sia di nuovo in pericolo e io non potevo rimanere a guardare. Ci mancherebbe. Mi sembra di capire che la legge che vieta il calcio non sia arrivata da queste parti. Certo che no. Qui non è cambiato niente. No, quasi dimenticavo. Questo è Fei e lui è Tescat. L'ho conosciuto su quest'isola e siamo diventati amici. Anche lui gioca a calcio. Piacere di conoscerti. Io sono Fei Rune. Ah, quindi non sanno del giardino imperiale allora. Di chi ci abita, Fei in teoria. Fei è qui per aiutarci a salvare il calcio. Ah, capisco. Scusatemi se cambio argomento, ma sono venuto per dirvi una cosa importante. Cosa? Riguarda l'armatura degli spiriti guerrieri. Ottimo. Che cosa? Sai come fare per indossare l'armatura? Sì, ne avrete senza dubbio bisogno contro i vostri avversari. Per fortuna, sapete già come evocare uno spirito. Almeno vorrei le basi, no? Vorrei che rimaneste sull'isola per imparare a vestirne l'armatura. Il guardiano del calcio vi donerà i suoi poteri. E va bene allora. Wow, che bello! Tu sì che te ne intendi, Tescat. Vuol dire che ce la sa fare. E sei tu il vero guardiano del calcio. Ma dai. D'accordo allora, proviamoci tutti insieme. Cerchiamo di indossare le armature. Perfetto. Yatta! Adesso sì che sono bello carico. Quindi staremo qui di nuovo. Dobbiamo cominciare con l'allenamento il prima possibile. Ci vediamo allo stadio Giardino Imperiale. Ok. È ora di allenarsi seriamente, ma nel prossimo episodio Cuccio, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Nazuma Eleven. Good one. Vediamo un po', noce piccola, consumabile. Io come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi e ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.